l'invito e per l'opportunità che mi avete dato di partecipare all'inaugurazione di questo circo. Sono un po' senza voce, quindi perdonatemi. E ringrazio naturalmente Basilio, Pippo, Filippo, Giacomo, Alessandro, Filippo e Ciccio che mi hanno, Liliana e tutti coloro che sono qui presenti e che mi hanno dato la possibilità di essere a Messina per partecipare a un momento positivo, perché devo dire che purtroppo il segnale che si è dato in queste ultime settimane, avrete sentito la polemica sull'indagine fatta da Bacca sui circoli della città di Roma. L'immagine che si è data di fatto è che esiste per lo più un partito malato e ogni tanto c'è un circolo sano o qualche barlume di democrazia all'interno del Partito Democratico. Io credo che sia vero l'esatto contrario, e cioè che la stragrande maggioranza degli iscritti e dei circoli di questo partito siano sani, e lo dimostra la giornata di oggi. Ci sono state e ci sono delle eccezioni che vanno assolutamente rimosse, ma è bene che passi il messaggio chiaro che questo è l'unico partito democratico purtroppo rimasto in questo paese, l'unico partito dove si discute prima di decidere qualunque cosa, si discute anche tantissimo. E l'essere presente qui a questa iniziativa mi serve per sottolineare questo aspetto e per sottolinearlo soprattutto a Messina. Io credo che il segnale di oggi dell'apertura di questo circolo debba servire da catalizzatore affinché si passi a una fase di riorganizzazione seria anche in questa città, in questa provincia, che appassiona per nulla i cittadini. Questo balletto, questa discussione continua sulle giunte, gli assessori, la coalizione, addirittura si discute di come deve essere, che natura deve avere il centro-sinistra siciliano, sono assolutamente fuori luogo e su una lunghezza d'onda diversa rispetto a quelle che sono le vere emergenze della Sicilia.